benvenuti a tutti i radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. Sono Annalisa Mazzolari e abbiamo come ospiti negli studi virtuali oggi i Please. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi, come state? Bene, bene, bene. Comodi. Esatto, è una buona modalità per non spostarsi e avere tutto portato di mano, dai. Allora ragazzi, andrei subito nel vivo della nostra chiacchierata. Innanzitutto ci stiamo chiedendo, cioè io mi sto chiedendo, ma sono sicura anche chi ci sta guardando, un po' le caratteristiche del vostro nome, quindi volevo chiedervi perché l'avete scelto e anche del vostro personaggio che si presenta insomma in modo originale. Allora, noi ci chiamiamo PLZ un po' perché è un codice fiscale. E un po' perché suona come please, ed è anche la pronuncia del nome, perché ci piace proprio la parola per favore. È una parola gentile ed è molto poco rock, ed è molto poco, diciamo, da rockstar, se vogliamo, no? Una rockstar che ti chiede per favore. In un mondo, come dire, di persone che sgomitano per emergere, per dire guardami, 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 sono super figo, un po' di gentilezza non guasta. Esatto. Vogliamo essere gentili. Bello, molto. E qui la vostra maschera, diciamo, è inserita proprio in questo stesso senso del non voler apparire... Sì, detta in termini molto semplici, è un po' una sorta di paraculata la maschera, nel senso che ci permette di non apparire e quindi di non dover per forza giocarci la carta del ci metto la faccia, sono una persona sincera, sono una persona genuina, che ultimamente forse è un atteggiamento un po' troppo rimarcato nella musica, soprattutto italiana, l'essere vero, è proprio quest'ansia. Invece questa cosa ci permette di essere, di dire quello che vogliamo e di essere anche forse delle persone migliori di quelle che saremmo senza maschera. In realtà questa cosa che dice è interessante, perché parli appunto di autenticità, ma perlomeno quello che ho percepito io ascoltando il vostro singolo, che poi andremo a sentire Milano d'Agosto, è comunque una, ripeto, autenticità come termine, che però trasmettete attraverso la musica, cioè appunto con un genere che comunque non mi lascia, diciamo, perplessa alla vostra immagine, cioè vi rispecchia, no, in qualche modo, e si sente che quello che raccontate è quello che sentite, il che è importante comunque. È frutto di un lavoro assiduo di agenti discografici, migliaia di discografici che lavorano alle nostre spalle, che nascondiamo sotto il letto. Volevamo semplicemente non apparire in questo progetto, non essere presenti con le nostre facce, è un po' il sogno di tutti i musicisti, forse i veri musicisti, quello di dire no, si deve sentire la musica, non devo essere io il protagonista. Purtroppo in realtà questa cosa ci è sfuggita di mano, perché esatto, con questa storia delle maschere alla fine invece appariamo ogni due nanosecondi. È vero, caspita, cioè sarebbe un discorso che interminabile da discutere, diciamo, però sì, è interessante questa cosa. È un po' il paradosso del volersi nascondere. Ma forse volevamo proprio mettere a tema il paradosso dell'immagine. Sì. È un non progetto, lo so, un po' paradossale. Lo sto inventando adesso queste cose un po'. Perfetto. E raccontateci questo singolo che dopo ascoltiamo, fa parte di un progetto che state pensando oppure qualcosa di appunto isolato, diciamo così, per ora? Allora, diciamo che abbiamo scritto un po' di pezzi. E ancora ne stiamo scrivendo, quindi c'è l'idea di fare un disco alla fine di questo percorso, almeno iniziale, ma il disco si sta andando definendo. Sì, i pezzi tra l'altro sono stati scritti in vari momenti della nostra collaborazione, sì, io che e Please lavoriamo con altre band, abbiamo lavorato con altre band, lavoriamo nella musica, e quindi i singoli pezzi sono nati come singoli.
già in vari momenti, per cui c'è il momento in cui eravamo presi meglio con la techno, c'è il momento in cui eravamo presi meglio con l'hip hop. Diciamo, abbiamo scandagliato vari generi quello che ci piacerebbe fare, comunque, riuscire a fare un tipo di elettronica molto satura. Milano d'Agosto nasce proprio come canzone super pop, era una base che aveva scritto lui, Maschera Rosa, dicendomi proprio: guarda, questa roba, ma mi sembra un po' troppo pop. In un momento in cui volevamo fare delle cose più edgy, volevamo fare delle cose un pochino più scure. Io invece mi sono molto divertito a cantare questo refrain pensando un po', non so se hai presente quei gruppi tipo Vive La Fête, primi anni 2000, una canzone che recitava Tokyo, Milano, Tokyo, questo andamento un po' elettro, elettromoda, elettro fashionista, e mi sono immaginato questa cosa di Milano d'agosto. Non volevo però parlare di Milano, volevo parlare di quando noi, chiusi in una camera tipo questa, davanti ai social, ci sentiamo un po' come se fossimo a Milano d'agosto, quindi isolati, con l'afa, preda di noi stessi e delle nostre paranoie. E quindi è tutto, diciamo, più una Milano interiore quella che viene descritta in questo pezzo, con il desiderio in realtà di dire: veniteci a prendere, veniteci a salvare. Bello anche il fatto che ci sia questa trasposizione della città per descrivere lo stato interiore, molto curioso. Bene, bello, mi piacete in toto come originalità, come spirito e sono sicura anche a chi vi sta ascoltando e guardando. Grazie. E, allora diteci dove possiamo ascoltarvi e dove possiamo seguirvi. Allora, seguiteci su Instagram innanzitutto, che è il posto dove noi facciamo le nostre cosine, le nostre apparizioni, i nostri contenuti video divertenti, ed è PLZ 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 Music, però se scrivete PLZ dovrebbe comparire subito. Invece, su Spotify, se ci volete seguire e ascoltare Milano d'Agosto bene, non scrivete PLZ tutto unito, scrivete P staccato L staccato Z e comparirà Milano d'Agosto. Ok, perfetto. Allora, vi ringrazio ragazzi per essere stati qui con noi. Adesso comunque ci ascoltiamo la vostra Milano d'Agosto e vi auguro un in bocca al lupo per tutto quanto, per portare avanti le vostre idee che sono molto originali e personalmente ritengo molto interessanti. Allora, qua Verona in Musica è tutto. Vi salutiamo Annalisa e Please e ascoltiamo Milano d'Agosto. Quante settimane che riposo, gattini, del cazzo, e litigo con il palazzo.